Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovissimo episodio della carriera, il 66esimo. Prima di iniziare e di lasciarvi alle nostre partite di oggi, volevo comunicarvi che per chi volesse, per chi è di Roma soprattutto, oggi pomeriggio dalle 16 in poi sarò in compagnia di Sespo al centro commerciale Porta di Roma. Noi pensavamo di andare al cinema così in amicizia e tranquillità, però ovviamente siete tutti invitati. So che alla fine non verrete mai tutti, per questo dico tutti, però vabbè, dettagli. Quindi per chi volesse, ripeto, noi siamo lì, fatemelo sapere in privato oppure alle 16 presentatevi al centro commerciale e mi troverete assieme a quell'altro essere poco etero. Però comunque, detto questo, io vi lascio al video, un bacione, bella regà. Dallo Juventus Stadium di Torino, Juventus Roma, la 34esima giornata di campionato, alla fine ne mancano 4. Buonasera per la partita scudetto. Questo è il settore ospiti completamente esaurito. Allo Juventus Stadium, ovviamente, Roma che ha ottimi ricordi riferiti alla stagione 2000-2001, quando con una rimonta qui a Torino, non in questo stadio ma comunque a Torino, contro la Juventus da 2-0 a 2-2, mise uno step importante sull'ultimo scudetto, il penultimo anzi scudetto, ovviamente l'ultimo è quello di due stagioni fa. È cominciata Juve-Roma, va dentro da Gabriel, quindi verrà tirassi per Mandzukic, la mano sinistra di Dragoschi mette il pallone in calcio d'angolo. La palla sarà scarica su Aubameyang, sta attaccando centralmente Nainggolan, la palla diventa buona nuovamente per Salah, che può mettere il turbo, occhiata al centro per Mohamed, che poi converge su Bonucci, lo ha saltato, il cross arriva per Aubameyang, di testa Neto, primo squillo della Roma. L'apertura per Mandzukic, ha saltato un Titi, dal fondo Mandzukic, il cross morbido, secondo palo, e arriva il gol della Juventus con Gabriel, che fa 1-0 al 26esimo, Juventus 1, Roma 0. Partendo De Paolo, ha visto De Sciglio, grande palla, intelligentissima. De Paolo deve un po' aspettare, ma ci arriva. C'è Aubameyang dalla parte opposta. Juventus è scopertissima. De Paolo al centro, non ci credo. Cosa ha preso Alessandro? Riesce dall'area di rigore Aubameyang. C'è anche Kanté che va dentro. Servito Kanté col destro, Neto. E poi arriva Aubameyang, che è l'ultimo a toccare. Rimessa dal fondo. Kanté che la gira ancora, la grande per il portoghese. Ronaldo sterza, ovviamente. Ronaldo ancora sul destro, lo vuole liberare. Ronaldo, attenzione, calcio di rigore. Ancora un altro rigore per la Roma. Rigore per la Roma, voglio l'hashtag. È vero che ci sono tutti quelli che ci fischiano, e ci mancherebbe perché siamo su FIFA. Però è anche vero che ce ne hanno dati tantissimi nell'ultimo periodo. Calcio di rigore per la Roma e chance dal dischetto. Ronaldo, destro, e la parata di Neto, che dice di no a CR7. Aveva calciato perfettamente, aveva calciato perfettamente Ronaldo. Grandissima parata di Neto. Dentro da Kanté, va dentro anche Aubameyang, servito Aubameyang col destro, Neto ancora! Neto ancora! Non è per Kanté, c'è anche Aubameyang che si fa vedere, e Nainggolan che va dentro, Aubameyang a giro, cosa ha preso Neto? Non è possibile! Alessandro Beltram va dentro da Morata, attenzione, Morata fugge a Manolas, ancora Morata in percussione, sinistro sul fondo! Efficace, allora a destra sta andando ancora Depay, servito, occhio a Memphis che deve resistere, poi vede dentro Aubameyang, Bonucci con un intervento decisivo, palla in fallo laterale. La mela al centro Maximen, il cross che arriva, secondo palo verso Ronaldo che la rimette al centro, Maximen! Cosa ha preso? Cosa ha preso Neto? Cosa ha preso Neto? Con la Juventus in vantaggio, con la Roma che non deve però avere particolare fretta, deve stare attenta, attenzione al pallone per Ronaldo, in area di rigore, Ronaldo sul destro, calcia in porta, Neto si distende, ha preso anche questa, le ha prese tutte Neto in questo secondo tempo. Finisce qui, non c'è più tempo, Juventus batte Roma 1-0, una partita sfortunata della Roma, che ha concesso praticamente solo l'azione del gol ai bianconeri e poi un super Neto che è salito in cattedra nel secondo tempo. Rimangono comunque tantissimi punti di distacco tra Juve e Roma, ma forse il campionato si riapre per le ultime giornate. E adesso comunque dovremo andare a cercare di battere il Chelsea, perché intanto salutiamo Snoopy che si è messo dietro di noi, perché ovviamente farebbe morale e soprattutto Bacca non deve lamentarsi perché le gioca quasi tutte. Però al di là di quello, soprattutto è una partita molto importante, semifinale d'andata allo Stadio Olimpico, la Roma contro il Chelsea. L'ultima volta finì 3-1 per la Roma, era la stagione 2008-2009, in gol Panucci e doppietta di Vucinic. Abbiamo una certezza, le quattro squadre più forti di questa Champions League sono tre inglesi e un'italiana. Quell'italiana siamo noi, le altre, il Chelsea, l'Arsenal e il Manchester City. Dallo Stadio Olimpico di Roma, l'andata della semifinale di Champions League, una delle due ovviamente, l'altra si giocherà domani. Roma-Chelsea, l'ultima volta finì 3-1 in favore dei giallorossi con i gol, ormai però vi parlo di 8 stagioni fa praticamente, forse anche di più,
con i gol di Panucci, come detto prima, e poi ci fu la doppietta di Mirko Vucinic. Oggi una Roma che vedrete tra poco dalla formazione un po' rimaneggiata, questo va detto, perché ovviamente ci sono degli indisponibili, dei giocatori non al 100%, vedi Aubameyang, e ovviamente torna in campo però Carlos Bacca, l'altro invece davanti assieme a Bacca sarà Lamela, quindi questa è la piccola novità di stasera. Fiducia ad Eric, che deve assolutamente dare il massimo, e gioca al posto di Cristiano Ronaldo con Maximen, che farà coppia con il colombiano davanti. Questa è insomma la Roma. Questo invece è il Chelsea, con Courtois tra i pali, Ivanovic, Cahill, Maximovic e Aspilicueta in difesa, il centrocampo a due con Matic e Ramirez, gli esterni Willian e Hazard, con Cesc Fabregas alle spalle di Thomas Müller, prelevato dal Bayern Monaco. E allora è tutto pronto per l'inizio di Roma-Chelsea. Siamo tra le migliori quattro, ragazzi, siamo a un passo e mezzo, diciamo, dalla finale, dalla finale che sogniamo e che vogliamo raggiungere e vincere. Batte il Chelsea, Roma che attaccherà verso la sud in questo primo tempo. Si attende solo il fischio del direttore di gara, che arriva in questo istante. Batte il Chelsea, è cominciata la partita. Per Matic, che la gira, Fabregas, ancora lui, poi l'assist con il destro di Ramirez, Dragoschi a dire di no, palla in calcio d'angolo. Spettacolare la girata del brasiliano. Ora Salah per Declan John, Maximen, ancora da Declan John, sta ripartendo la Roma. John riesce a mettere il turbo, John fino in fondo, ancora John sul sinistro, Declan John! Mamma mia, cosa abbiamo visto? Mamma mia, pazzesco questo gol di Declan John! Roma 1, Chelsea 0, il gallese fa impazzire lo stadio olimpico con un gol alla Bale, tanto per citarne uno della sua nazionalità, e la Roma passa in vantaggio all'ultimo minuto del primo tempo. Lamela, dentro ancora grande palla del Coco per Bacca, che prende il fondo, Bacca vuole arrivare in zona tiro, alla fine è calcio d'angolo, hanno combinato di tutti i colori in questa partita la difesa del Chelsea, anche questa volta cross di Lamela, esce Courtois che coi pugni la prende, però da Fabregas, saltato questa volta per Malen, una delle poche volte in cui si è fatto superare. Poi Matic, tacco di Hazard, ancora Matic, in area di rigore, l'assist per il destro deviato da Vermaelen proprio. Ma poi non c'è più tempo, ha vinto la Roma, dopo 92 minuti di sofferenza, il gol decisivo è il più bello di tutti, quello di Declan John, un gol che ricorda quello di Bale, famosissimo, che tutti conosciamo, con John che prima si fa tutta una falcata sulla fascia fino al fondo, poi rientra sul sinistro e calcia a giro sul palo lungo, un gol bellissimo del man of the match. Adesso pensiamo al Torino e poi anche alla partita di ritorno. Sul cammino della Roma non c'è più la Juventus, ma il Napoli, che dista 8 punti dal primo posto e che in queste ultime partite di campionato ne restano 4 da giocare, compresa quella di oggi, proverà ad accorciare e magari anche a raggiungerci in vetta nell'ultimo turno, che sarà proprio qui allo Stadio Olimpico tra la Roma e i partenopei. Jansson De Pai in pressione, attenzione a Memphis che poi la gira per Ponce, in area di rigore, fino in fondo, dietro il pallone per De Pai che manca clamorosamente un controllo. Poi Roma che insiste con Emerson, chiuso da Joel Obi, Roma che ha sbagliato un'azione che sembrava da gol. Poi un TT sbaglia clamorosamente un controllo che era semplicissimo. E allora attenzione a Parigini che passa pure su Manolas, Parigini contro Dragoschi, destro sul fondo e palla gol per il Torino. Ancora Emerson in pressione, grandissima azione anche qui, Emerson fino in fondo, la mette dietro, il pallone, Nainggolan arriva a calciare e la prende malissimo. Una che gli porta via il pallone, riparte la Roma con la corsa di Aubameyang in verticale da Ponce, che va all'uno contro uno con Sulemani, lo vuole saltare, lo ha saltato, ancora Ponce, va dentro Chan, servito, sta lì, prova ad arrivare sul pallone, non ci arriva, e questo era anche l'ultimo atto del primo tempo. Roma 0, Torino 0. Ronaldo chiude, riparte la Roma. Nainggolan dentro proprio da Cristiano Ronaldo con Ponce che va a profondo, Ronaldo lo ignora per il momento, ancora Ronaldo che va via, salta l'uomo, salta tutti, Ronaldo in percussione, fino in fondo, Gomis! A qua la Roma che qui è un po' scoperta forse, a qua infatti pesca Maxi Lopez, sinistro, Torino in vantaggio, clamoroso, Torino in vantaggio all'Olimpico al 72esimo. Sul rinvio di Gomis si chiuderà il match, palla corta per Mario Rui che ha rischiato tantissimo. E poi finisce la partita col Torino che spugna lo Stadio Olimpico. Adesso il campionato è ufficialmente riaperto. Allora signori, dopo questi due passi falsi della Roma, questa è la classifica. Quindi il Napoli ha accorciato a meno 5, c'è anche la Lazio
che è a meno 6, la Juventus invece a meno 8. Quindi la Juventus è rimasta più o meno a debita distanza, se non sbaglio ha pareggiato la partita, l'ultima partita, e a questo punto dobbiamo andare, come ho fatto io pochi istanti fa, a controllare quale sarà il cammino di Roma e Napoli per queste ultime partite. Per conquistare matematicamente il titolo prima dell'ultima partita, che sarà proprio contro i partenopei, dovremo intanto vincerle tutte e poi ovviamente sperare che il Napoli ne perda qualcuna. Quali in particolare? A noi basterebbe vincere le prossime due partite, ammesso che il Napoli ovviamente le vinca, altrimenti se il Napoli perde questa partita a noi già va bene, ovviamente vincendo. Vi dico questo perché ovviamente noi intanto pensiamo ad avanzare in vista della partita di Champions contro il Chelsea. Ovviamente se riuscissimo a vincere lo scudetto matematicamente prima della fine del campionato, potrei anche pensare di simulare, cosa che non ho mai fatto in questa carriera, le ultime partite. Siamo comunque pronti ad andare a Stamford Bridge contro il Chelsea, 1-0 per noi una settimana fa, vogliamo che finisca nello stesso modo. Siamo a Londra, più precisamente a Stamford Bridge. Buonasera, è il 2 maggio 2018, il Chelsea di Antonio Conte di fronte alla Roma di Federico Marconi, il ritorno delle semifinali di Champions League. Adesso non pensiamo più a quel che è stato una settimana fa, pensiamo solamente a questa partita che è cominciata in questo istante. Ha battuto la Roma e via, si comincia. Bacca, servito benissimo, la gira per Aubameyang, ha scoperto il Chelsea. Aubameyang, non ci credo! Il miracolo di Courtois, Roma che dopo 2 minuti e mezzo si affaccia dalle parti della porta del Chelsea e ha subito una palla gol. Secondo angolo di fila per la Roma, Ronaldo, primo palo e arriva il gol di Carlos Bacca! Che mischia, è arrivato prima di tutti, è passata la Roma dopo 5 minuti, una partenza bruciante della squadra giallorossa che aveva già creato una palla gol con Aubameyang in precedenza e adesso trova il vantaggio con Carlitos Bacca. Aspiliqueta, Maximovic, all'indietro Courtois, non ci credo, cosa è successo? Sbaglia clamorosamente il Chelsea, la papera di Courtois, è 2-0 per la Roma. Un'atmosfera intanto che è del surreale qui a Stamford Bridge, perché sono tutti zitti, tutti si chiedono cosa sia successo. Una papera clamorosa di Courtois, una papera clamorosa. Turba, il Chelsea gioca come fosse in vantaggio di 7 gol, invece è sotto di 2, anzi di 3, compreso quello dell'andata. Allora attenzione al controllo della Roma con Aubameyang che fugge, il Chelsea non difende più, Aubameyang con il destro spedisce la Roma in finale di Champions League. Siamo solo al 33esimo, ma sono 3 gol fatti, il Chelsea è completamente in bambola, la Roma è spaventosa, 3-0. Questa sarà la dimostrazione che la Roma ha perso a Torino con la Juventus e in casa col Torino solo perché pensava a questa partita, perché si qualifica ed è in finale di Champions League per la stagione 2017-2018 e affronteremo una tra Arsenal e Manchester City, ma ora vedremo tutto. Sarà Roma-Arsenal e quindi ovviamente, come sapevamo già da diverse settimane, qualora fossimo passati avremmo poi affrontato una squadra inglese che è l'Arsenal e quindi un Roma-Arsenal inedito in finale di Champions League. Affrontiamo comunque una squadra dagli stessi colori di quel Liverpool dell'84 e quindi noi siamo qui per di fatto redimere quella Roma che perse i calci di rigore, ma poi ovviamente per realizzare un sogno, il nostro triplete che potrebbe concretizzarsi, perché ad oggi che siamo al 4 di maggio ci mancano due partite, ma pochissimi punti per avere la matematica certezza dello scudetto e quindi sarebbe un trofeo. Poi la Champions League, la finale del 26 maggio e quindi questa sarà tra l'altro per i miei cuginetti laziali un'ottima occasione per cancellare un altro 26 maggio. In qualche modo io stavo pensando adesso che noi, vi ricordate un paio di episodi fa che cosa vi dissi? Ad oggi, che mancano ancora i quarti di finale, la Roma è da una parte del tabellone, la Lazio è dall'altra parte del tabellone. Io non vi dico nulla, ma se succede, sapete cosa può succedere, perché un 26 maggio potrebbe essere cancellato. Ma andiamo avanti.
Bene, comunque la cosa figa è che se noi avessimo affrontato la Lazio in finale, era il 26 maggio e quindi era... Vabbè, andiamo avanti. E poi c'era la finale di... Cioè, di sì, di Champions League, due finali di Champions League. La finale di Coppa Italia contro la Juventus, questa per riscattare invece la sconfitta dello scorso anno. Bando alle ciance, finiamo il campionato, ultimi tre scontri contro Verona, Udinese e Napoli. L'iniziativa, come diciamo sempre, quando gioca segna, magari... Un gol decisivo lo potrebbe fare anche oggi. Eccolo qui il turco che attacca dalla parte opposta. Sale anche Ronaldo, completamente solo a sinistra. Ronaldo rientra sul destro. Poi prova una giocata super. E arriva il gol in fuorigioco di Bacca. In fuorigioco di Bacca. D'occhio il portoghese che rientra. Fa tutto benissimo. Ancora Ronaldo. Scarica su Ciancio. Anche Aubameyang. Posizione al limite. È regolare. Aubameyang col tocco sotto. L'ha presa Collini. C'è la mela rimorchio. Insiste la Roma. La mela in aria. La mette dietro. E il salvataggio clamoroso di Kjomber. Su Aubameyang fa di tutto il Verona per tenere sullo 0-0 la Roma. Manco fosse una finale di Champions League questa. Poi la mela, finta il destro, va sul sinistro. Ancora il Coco, non lo libera. Va dentro da Aubameyang. Ancora la mela! La meraviglia del Coco! E passa la Roma, comunque sia, al 25esimo 1-0. Lunga per Depay. Dovrebbe cercare di raddoppiare per stare ovviamente più tranquilla. Qui la mela, cerca proprio dentro Depay che l'appoggia piano. Con Gomber che ha deviato, secondo me. Calcio d'angolo? È così. E allora c'è Cristiano Ronaldo dalla bandierina. Il cross che arriva verso Depay. Ancora Collini. Ronaldo la mette per mano. La prende Vermaelen. Collini ancora. Su Thomas Vermaelen. Che ancora a caccia del primo centro in maglia giallorossa. E qui poteva segnare il gol scudetto. Troppa confusione in questa Roma. Speriamo che sia solamente una cosa momentanea. Più che altro è normale perché dopo due sconfitte c'è anche un po' di timore. E quindi Juanito Gomez salta De Sciglio, la mette dentro, Pazzini e Scuffet, compie un miracolo e tiene avanti la Roma. Gyomber, attenzione che forse si allunga il pallone Gyomber, la mela ne vuole approfittare e gli porta via la sfera. Poi aspetta Depay, va via la mela, serve Aubameyang per chiuderla. Aubameyang e poi Depay per il gol vittoria che ci fa soffrire tutta la partita. Come al solito, ma che arriva sempre all'ultimo respiro. Ancora Depay a segno e 2-0. Partita chiusa. E finisce ora con l'arbitro che fischia. La Roma ha vinto la sua partita. Vedremo cosa ha fatto il Napoli. Il Napoli ha perso con il Palermo. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2017-2018. Uno scudetto che sembrava annunciato, ma che in realtà non è ancora arrivato. Perché la maledetta Lazio ne deve rompere le palle pure su FIFA. Io non c'ho parole. È incredibile. La Lazio ha battuto. Cioè, ha battuto. La Lazio ha vinto la sua partita. Quindi non avevo. Cioè, io pensavo che il campionato fosse a due. Invece, purtroppo ci sono quattro squadre. Pure quest'anno. Quindi noi abbiamo questa maledizione. La Lazio ha vinto la sua partita. Quindi ci smorza gli entusiasmi. Dobbiamo aspettare minimo altri 90 minuti per vincere questo scudetto. Però io quella con l'Udinese la voglio simulare. Perché non. Non sono al massimo della voce, ovviamente, che dovrò preservare anche per le due finali di Champions League. Quindi simuliamola con l'Udinese, la giocheremo col Napoli, ovviamente, perché sarà l'ultima partita di questo campionato e in generale l'ultima partita che giocheremo in campionato in questa carriera. E ovviamente dovremo alzare la coppa. Allora, come vedete, questa è la formazione per Udinese-Roma, quindi formazione a dir poco rimaneggiata. Scuffetto tra i pali, Florenzi, Maghi, Umtiti, Gioni in difesa, Cantona, Ingolan a centrocampo, Lamela e Ronaldo dietro Aubameyang e Maximen. Quindi, vabbè, avete visto anche la panchina. Udinese che ha fermato la Juventus e che comunque ha battuto squadre come Sassuolo e Palermo. E quindi un Udinese che sicuramente non è da sottovalutare. Seguiamo questi 90 minuti che a noi in chiave scudetto cambiano quasi nulla. Seguiamo anche i risultati degli altri campi, perché è 1-1 tra Lazio e Napoli. Il gol arriva ed è di Aubameyang. La Roma in questo momento è campione d'Italia. Dettagli, 2-0 di Ronaldo. 2-1 di Silva, adesso teniamo in questi ultimi 20 minuti possibilmente, 2-1 della Lazio sul Napoli, ultimi 5, game over al Friuli, la Roma vince, 2-2 del Napoli, la Roma è campione d'Italia grazie al gol di Gabbiadini e adesso giocheremo proprio contro il Napoli nell'ultimo turno, prima vediamo un po' cosa dice la stampa perché noi siamo campioni, a parte Ronaldo che finalmente ha segnato, però qui ovviamente non mi pare dicano nulla sul discorso che noi siamo campioni d'Italia, ma in realtà è così. Perché siamo a più 8 sulla seconda, più 10 sul Napoli che sarà il nostro prossimo avversario. Insomma, un campionato dominato. Dominato, ve lo dico, in lungo e in largo. Grazie a proposito perché l'avete seguito in tantissimi, come tutta questa carriera. Ma ovviamente i discorsi del genere ve li lascio all'ultimo episodio che sarà quello di domani con le varie finali. E
Però volevo dirvi che sì, pur avendo dominato un intero campionato, noi alla fine abbiamo rischiato, vedete, di comprometterci un po' il percorso con quelle due sconfitte che avevano di fatto riaperto la lotta per il titolo. Comunque, Manolas vorrebbe giocare, ovviamente giocherà, perché il turnover era solo per la partita contro l'Udinese. Roma-Napoli, 20 maggio 2018, 38esima ed ultima giornata di campionato. È arrivato il gol del Napoli che ha accorciato le distanze, un gol che comunque è un po' fine a se stesso, nel senso che mi ricorda un po' quel Roma-Parma del 2000-2001, quindi 3-1, siamo veramente all'ultimo respiro. Vastua Dragoschi, allora si attende veramente solo il fischio finale per completare la festa allo Stadio Olimpico. Finisce qui, come sapevamo, la Roma è campione d'Italia, oggi si concretizza il tutto perché si batte il Napoli, la nostra principale rivale per lo scudetto, anche se alla fine la classifica recita Roma e Lazio in testa, o meglio, noi in testa e la Lazio seconda. Doppietta di Bacca, uno straordinario Bacca, una straordinaria Roma oggi, una Roma che festeggia strameritatamente e sono contentissimo che abbiamo festeggiato anche qui all'Olimpico, dopo che due stagioni fa avevamo sì festeggiato, ma a Milano contro il Milan, e quindi festeggiamo qui a casa nostra per l'ultimo campionato. Sono veramente contento, ragazzi, perché è un po' come se ci fossimo ripresi quello che ci è stato tolto l'anno scorso. È un po' come se ci fossimo presi di diritto questo titolo, perché di fatto abbiamo stradominato questo campionato, come detto più volte. E allora tutto pronto perché Danielino De Rossi alzerà la coppa al cielo, la coppa del quinto scudetto della storia della Roma, dopo i tre che conosciamo un po' tutti, quello di due anni fa e adesso stagione 2017-2018, la Roma campione d'Italia. E adesso ovviamente penseremo anche alle altre due finali, che sono quelle di Coppa Italia e Champions League. Per il momento però godiamoci la festa, e che dire, ragazzi, veramente è stato un campionato anche sofferto. Ovviamente per il momento, ragazzi, siamo arrivati al termine di questo episodio che concludiamo con la festa e con il giro di campo meritatissimo. L'episodio che uscirà domani sarà quello delle due finali, quindi di Champions League e di Coppa Italia. Adesso non so se ci sarà Rudy Zlatan come l'ultima volta, anzi glielo chiedo subito. Bro, ci stai domani? Ci stai? Ok, vabbè, basta. E quindi, niente, per il momento comunque è tutto. Voi lasciate un like, direi che a questo punto ci vediamo domani. Vieni, bro, saluta pure te. Ciao ragazzi, bella, domani appuntamento con le due finali, bella, bacione.